Settembre. Dopo le purghe estive, il maestro rinasce a nuova vita e dà inizio alle manovre di dismissione dell'azienda. Con la severità del buon padre di famiglia, sorveglia le operazioni di lavatura, per le quali non lesina sull'acqua e il sapone. Nell'ombra più fitta ti voglio portare. Guarda quante stelle tra quelle. Con ampi cenni delle mani, il maestro sollecita la rimozione degli elementi balneari e il relativo allontanamento dalla sua vista. Anche nel compiere le operazioni abituali, ampi sorrisi solcano il viso del maestro. Ecco dunque che l'artista si concede qualche attimo di libertà per dedicarsi ad attività ludiche e ricreative da tempo immemore accantonate. Ecco un evento inconsueto. Il maestro concede ai suoi sottoposti momenti di riposo straordinari. A settembre il maestro Dauria riconquista e recupera i rapporti sociali. La sua mascolina virilità ridesta gli ormoni sopiti e le attenzioni verso il gentil sesso. Ma la gioia dell'autarchia dura poco. Nello sguardo del maestro riappare l'incubo dello smontaggio, l'immane lavoro che lo aspetta prima dell'autunno e del meritato riposo.